una breve intervista agli autori della guerra dei Rossi e della forza delle donne. Abbiamo Adriana Pannitteri, giornalista Buongiorno. del TG1 e scrittrice, e l'avvocato Gianettore Gassani, presidente Buongiorno. dell'AMI. Allora, la domanda che volevo fare, la stessa domanda a entrambi, è: secondo te, quale libro uno dovrebbe leggere per primo? Beh, allora intanto lui ha il mio libro, io ho il suo libro. Si possono leggere insieme? Cominciamo? Adriana, cosa invidi di Gianettore Gassani? Beh, devo dire la classe. Ha una classe, io lo confesso, gli ho appena fatto una dedica scrivendogli che è un principe azzurro, perché noi sappiamo che purtroppo il principe azzurro non esiste più. In questo libro, La forza delle donne, si parla proprio di questo, del fatto che il principe azzurro non esiste più, e queste storie anche credo che lo dimostrino. Allora, quando troviamo un principe azzurro, ce lo teniamo ben caro. Gianetto, le cose invidi di Adriano? Ma invidio lo stile, invidio il coraggio, la forza di imporsi in un mondo di uomini. Lei è un volto notissimo nel panorama televisivo nazionale, ma in un mondo di uomini, il che significa che lei è stato un elemento di rottura di un predominio maschilista e patriarcale. E lei ha sempre combattuto contro queste logiche e mi pare che i risultati si vedano. Grazie. Sentite, visto che entrambi i libri parlano poi di vicende, di dinamiche anche violente, no? Con risvolti civilistici e penalistici, il tuo fondamentalmente si lega a un femminicidio, un episodio drammatico. In Esattamente. chiusura, quale può essere, diciamo, un'indicazione, un incoraggiamento per le donne che continuano a soffrire queste vicende familiari? Adriana. Imparare ad amarsi un pochino di più. Imparare a essere meno fragili, lo so che è un messaggio semplicistico, però l'obiettivo deve essere questo: amarsi un pochino di più, quindi tutelare la propria identità. Dobbiamo farlo tutti insieme. Gianettore. Ma io penso che il modo per combattere la violenza sia soprattutto iniziare dalla nuova cultura di questo paese. Partire dalla scuola, partire dalle favole che vanno cambiate, basta Cenerentola e Biancaneve, partire da un nuovo modo di rapportarsi con l'altro sesso. Credo che per gli italiani sia ancora un percorso molto lungo, perché veniamo dal delitto d'onore, dal matrimonio riparatore, e credo che sarà dura, ma ce la faremo, a cambiare il destino di un'intera nazione, proprio attraverso la cultura. Ieri mi hanno fatto la stessa domanda in occasione di un webinar e io ho risposto alla domanda cosa si può fare per migliorare la situazione. Ho detto fate come ho fatto io, fate figlie femmine e avremo un mondo migliore. So che anche voi Infatti, due avete. io ho una figlia Io ho una femmina. figlia femmina e devo dire che attraverso il mondo di mia figlia ho capito il mondo delle donne. È tosta mia figlia, attenzione. Grazie mille, grazie.